Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale e nella rubrica Il Salotto sul Crogiolo. In questa puntata tratteremo un argomento piuttosto interessante, soprattutto per chi è digiuno del mondo del collezionismo e vuole affacciarsi in questo universo. Diamo il benvenuto quindi a Luigi della casa di gradazione Grad. Grazie di aver accettato il mio invito. Grazie a te, è un piacere essere qui con voi. Prima di iniziare a farti le tipiche 7 o 8 domande, te lo dico, te ne aspetteranno ovviamente un paio in più, volevo chiederti, cos'è Grad? Parlacene. Grad è una società che è nata da 2 anni, ma che in realtà è l'esito di un progetto nato almeno 5 anni fa e si occupa oggi di gradazione di carte collezionabili e figurine e speriamo nel futuro anche di altre cose, però a noi piace fare le cose per bene, quindi prima di inserire nuovi prodotti e nuovi servizi ci lavoriamo molto e con molta attenzione. Ad oggi quindi Grad si occupa di certificare l'autenticità prima di tutto e lo stato di qualità di carte da collezione di tutti i giochi collezionabili esistenti sul mercato e con misure che rientrano nei nostri case standard e di figurine, stesso discorso. Quindi, diciamo, in sintesi diamo un voto e certifichiamo l'autenticità di questi oggetti collezionabili. E dopo aver compreso dalle tue parole cosa offre l'azienda per la quale lavori al pubblico, la domanda ovviamente sorge spontanea. Tra PSA, Beckett e altre ditte che si occupano nello specifico di gradare, perché il cliente dovrebbe rivolgersi a voi? Quali sono i servizi in più che offrite? In altre parole, qual è la vostra mission? Ma questo, allora, intanto ci sono 2 aspetti fondamentali su cui è stato costruito il progetto e che ci danno, secondo noi, un valore aggiunto, un'arma vincente. Un primo gruppo di motivi è che comunque siamo molto veloci rispetto alla media, siamo sicuramente molto precisi, affidabili e diamo un voto con una modalità molto seria che poi ti spiegherò meglio e abbiamo anche un ottimo prezzo, molto competitivo sul mercato, quindi il primo motivo per cui qualcuno potrebbe sceglierci è rispetto agli altri enti esistenti sul mercato è che le condizioni, diciamo, oggettive, matematiche, i tempi e i prezzi sono molto molto buoni. L'altro aspetto che appunto tu richiamavi una mission che è appunto poi il cuore, il motivo da cui è nato il progetto proprio. Bisogna che mi allungo un pochino per spiegarlo perché non è proprio semplice, diciamo, per essere sintetici, il progetto è nato proprio dall'esigenza sentita da un gruppo di collezionisti di dare al mercato uno strumento di votazione, quindi di valutazione dello stato di qualità delle carte affidabile, anzi direi oggettivo. Perché? Prima che nascesse Grad e diciamo senza fare nomi, che tu hai fatto dei nomi, io non faccio nomi, però diciamo nell'ambiente del grading è diffusa l'idea che sia la gradazione venga svolta da un perito esperto teoricamente, però non si sa mai quanto sia esperto, imparziale teoricamente, anche lì non si sa mai quanto sia imparziale. E quindi che succedeva prima? Un perito valuta la carta, gli dà un voto che dipende però dalla sua appunto esperienza e anche sensibilità. Per cui fenomeni che questi collezionisti sentivano come il problema, fenomeni del tipo collezionisti che mandano le carte più di una volta fino a che non ricevono un voto abbastanza alto, ma la stessa carta se riceve 3 volte voti diversi, non è un buon segno, diciamo, rispetto a chi ha dato il voto, perché vuol dire che il voto non è proprio così preciso. In più, collezionisti che lamentavano meccanismi di poca trasparenza, poca chiarezza, legati a favorire
migliorare i voti di certi clienti rispetto a certi altri, tutto un po' questo tipo di problematiche creava questa esigenza e lanciava una sfida: è possibile creare un sistema che non sia così, che dia soprattutto al collezionista neofita un qualche tipo di garanzia in più? Perché? Perché chiaramente il collezionista già esperto, lo squalo del mercato del collezionismo, è vero che usa il voto che c'è sulla carta certificata, però lo usa fino a un certo punto, perché è lui talmente esperto da dare un'occhiata alla carta e valutare se quella carta ha un voto davvero, diciamo, meritato, o è una carta che per qualsiasi motivo, errore umano o altri motivi, non è stata valutata nella maniera corretta, e quindi aggiusta di conseguenza l'offerta di economica relativa a quella carta, sia in acquisto sia in vendita. Ma il vero problema grosso è per i collezionisti nuovi, tutti i neofiti e tutti quelli che si avvicinano a questo mondo, che richiede comunque molti anni di frequentazione per poi arrivare alla capacità di dare, diciamo, i voti da solo e saper valutare davvero bene se quella è una carta che poi potrà essere venduta bene, perché merita un voto alto. Perché poi che significa un voto alto? È una carta in buono stato di conservazione, quindi una roba abbastanza ovvia: più è in stato buono, quindi più tende al voto 10, più la venderai perché è perfettamente conservata; più va verso il basso, meno venderai quella carta. Allora, tutta questa esigenza si è trasformata in un sogno che, appunto, ci sono voluti 3 anni per creare il progetto, perché è stato studiato un sistema, direi, scientifico, oggettivo, che non mette più l'esperienza del perito al centro della questione dare il voto, ma un approccio scientifico, che vuol dire la carta viene scomposta in 8 parametri, ogni parametro viene valutato in base a un preciso disciplinare che non consente a chi dà il voto di decidere un voto, ma gli permette di stabilire il voto che deve avere quel singolo parametro, perché è possibile descrivere esattamente com'è lo stato di quel parametro rispetto al disciplinare, e quindi individua il voto parziale, si chiama. Quindi, per esempio, esistono i voti parziali dei bordi, i voti parziali della superficie, del fronte, del retro e così via. Quando questi 8 parziali sono stati assegnati, alla fine poi è un algoritmo che è stato elaborato anche con l'aiuto di programmatori, matematici, un team, diciamo, multidisciplinare, ed è a quel punto un algoritmo a determinare il voto finale. Perché? Perché non è una media, come invece alcuni non sanno, pensano, o come qualcuno ha provato anche a fare nel nostro settore, perché una media in realtà qual è il problema? Non rende conto della mentalità del collezionista, perché la mentalità del collezionista è particolare, e creare l'algoritmo significa ricostruire con un meccanismo matematico il modo di pensare del collezionista. Per cui, se facciamo un esempio, una certa carta ha un certo danno in un angolo e ha anche un altro danno da un'altra parte, il voto finale, il peso di quel danno nell'angolo, è un peso diverso da quando lo stesso danno è su una carta che non ha anche quell'altro danno. E così via. Ci sono voluti 2 anni, perché noi abbiamo ricostruito passaggio per passaggio tutte le riflessioni che i collezionisti facevano quando noi proponevamo i voti dell'algoritmo. Vedevano le carte e dicevano: no, qua il voto è venuto sbagliato per questo motivo o per quest'altro. Quindi, dopo 2 anni di progettazione, noi abbiamo creato questo sistema che a questo punto è oggettivo. Io faccio sempre un esempio per fare una sintesi e chiudere questa lunga risposta. La nostra mission è dare al mondo del collezionista, soprattutto neofita, un metro di ferro che dà sempre la stessa misura. Invece, diciamo, il problema nasceva dall'esigenza di cioè dall'esistenza di metri un po' gommosi, un po' morbidi, che la misura non è sempre la stessa. Se tu compri un metro e misuri una mensola, un giorno fa 30 centimetri, un giorno ne fa 40, quel metro io credo tu lo butti.
Quindi noi abbiamo deciso, facciamo tutto il possibile per creare un metro d'acciaio che tutti i giorni è uguale, e tramite questo metodo oggettivo matematico e questa metodologia più scientifica crediamo di esserci riusciti. Quindi la nostra mission è favorire i collezionisti nuovi, che a quel punto hanno più certezza, perché mentre il collezionista, diciamo, di vecchia data, esperto, ci gioca sopra questa discrepanza dei voti, il collezionista nuovo si fida del voto, e per lui il voto è proprio la base del decidere se investire più o meno sull'acquisto di una carta. Ma se poi, come succedeva, diciamo, prima di Grad, quella carta da altri gli verrà rifiutata perché si sì, ha preso questo buon voto 9, ma in realtà no, vedi, non è proprio 9 secondo me, c'è il graffio, c'è la cosa, e quindi noi speriamo di aver colmato questa lacuna. Ottimo, hai parlato ovviamente di nuovi collezionisti, hai parlato degli 8 parametri che fra un po' vedremo, e magari anche in una seconda occasione vedremo proprio se per voi andrà bene l'atto pratico, ma ovviamente sarà un altro contenuto dedicato solo ed esclusivamente a queste procedure. Volevo fare una domanda che praticamente ogni singolo principiante che si sta affacciando al mondo del collezionismo si fa, ovvero cosa vuol dire gradare? Ma gradare in sintesi vuol dire dare una misura. Ovviamente è un po' per il collezionista esperto scontato, mentre se facciamo un discorso un po' più aperto è meno scontato che prima di tutto si certifica l'autenticità di una cosa, perché nel settore delle carte collezionabili girano un notevole numero di falsi, e ovviamente gradare, che significa inviare appunto a un ente come noi una carta e sottoporla a un esame, il primo esame è ovviamente l'autenticità. Se la carta è autentica, allora passa al secondo esame, che è quello con cui più comunemente si intende gradare, cioè dargli un voto, appunto, dare un numero da 1 a 10 che, diciamo, illustra sinteticamente lo stato di qualità di quella carta. Ottimo, quindi già hai comunque risposto a un'altra domanda che volevo farti, ovvero per quale motivo bisogna gradare una carta, e sicuramente l'autenticità rientra all'interno di questi parametri fondamentali. E quindi passerei direttamente alla domanda successiva, ovvero ci sono carte e carte, ovviamente. Chiunque giochi ai giochi di carte collezionabili sa perfettamente che una carta normale, una carta comune, la tipica giallona in Yu-Gi-Oh! Non vale magari la pena gradare, mentre, ovviamente poi dipende sempre da giallone a giallone, c'è anche il drago bianco occhi blu che è un giallone, ma è un giallone di tutto rispetto. Mentre, per l'appunto, per quanto riguarda le giallone tipo mago nero, drago nero occhi rossi, drago bianco, quelle sono carte che magari sono più invogliate a mandarle per essere gradate. Ora, la domanda è la seguente. Quali carte preferibilmente, secondo la vostra esperienza, si dovrebbero prendere in considerazione per un processo di gradazione? Quindi vado a spiegarmi meglio. Consigliate gradare carte foil, alternative art, rare, eccetera, o non c'è effettivamente una rarità minima necessaria? Ma allora, questa è una bella domanda, anche perché ovviamente va a toccare un tasto su cui c'è molto dibattito, se vogliamo. E perché? Perché in realtà il mondo del collezionismo è un mondo dinamico. Ovviamente Grad, essendo un ente certificatore imparziale, non fa valutazioni del valore di mercato delle carte, semplicemente perché sono in realtà i collezionisti ed è il mercato a determinare il valore. Allora, per rispondere un po' alla tua domanda, io prima di tutto distinguerei: c'è chi grada per passione personale. Abbiamo un cospicuo numero di collezionisti che non guarda il valore economico, almeno non prima, non è la prima cosa. Guarda il valore affettivo, guarda un po' la scommessa sul futuro, studia poco e si affeziona ad alcune carte e decide di racchiuderle nella cover anche se sono nuove, o magari a carte della sua passione giovanile, di Magic, di quando era ragazzo, degli anni 90, e le certifica comunque, non fa molti ragionamenti di carattere finanziario e di investimento.
Chiaramente la tua domanda era un po' più legata, se ho capito, a questo aspetto qui. Allora, chiaramente in questo aspetto non è tanto, perché era dibattuto questo tema? Perché non è tanto la rarità della carta che si fonda, forse è una base del ragionamento, perché è chiaro che le carte comuni raramente, se non mai, diventano carte che hanno un valore tale da giustificarne una gradatura. Però è più la storia che quella carta si può aver avuto, se è una carta, se parliamo di carte che hanno un certo, una certa anzianità, ma soprattutto si suppone che avrà, cioè i nostri collezionisti più esperti, i professionisti, io direi, lavorano facendo però, credo, anche proprio degli studi, non ci arrivano così per pura intuizione, si studiano con delle tabelle Excel, fanno calcoli, perché il mercato è proprio andato in questa direzione. Addirittura Pokémon durante il periodo Covid è stato un bene rifugio, cioè ci sono stati persone non collezionisti che compravano carte raw e hanno mandato a noi le carte da gradare, fidandosi di broker del mondo del collezionismo. Quindi non posso darti una risposta chiara, netta, definita, perché in realtà non c'è, è solo la conoscenza del mercato di ogni singolo gioco, tra l'altro, perché poi i meccanismi non sono uguali in tutti i giochi, è solo in quel caso ti dà un'idea. Chiaramente noi possiamo dare, tanto per far capire un'informazione a un collezionista nuovo che si avvicina, sicuramente una buona base di ragionamento, tolta il valore affettivo o altri meccanismi di diversa natura, è che poiché la carta per certificarla di base costa 18 euro, poi si può arrivare a meno a seconda della quantità, del numero, eccetera. Però non è proprio 2 lire. È chiaro che certificare una carta che venduta sui principali marketplace costa 15, 20, 20, 25 euro, insomma, è un'operazione molto azzardata. Quindi, mediamente, se uno lo vuole fare in un'ottica di rivendita e collezionismo, investimento per il futuro, beh, carte che oggi valgono 15-20 euro, sei proprio all'inizio, sono le più rischiose, perché fra 3 anni potrebbero valere molto di più se sono le carte giuste, ma potrebbero valere anche più o meno uguale, e quindi l'investimento nella gradazione non l'hai recuperato. E quindi il meccanismo poi dipende anche da che prospettive hai in termini di tempo, cioè se sei un investitore collezionista, c'è chi lavora a 3 mesi e lavora su dei margini minimi e fa dei meccanismi. Normalmente si muove sulle carte fra 80 e 100 euro di valore base, e poi va, quindi nei 3 mesi passa a 120 e ce la fa, perché lui sceglie le carte che variano più velocemente. Poi c'è l'orizzonte medio, è un anno, la maggior parte dei collezionisti si muove fra un anno e mezzo, e lì hai una suscettibilità maggiore, e quindi anche carte che oggi valgono 50, fra un anno potrebbero valere anche raddoppiare il valore. E poi c'è l'orizzonte lungo, che invece a quel punto sì, ci sono collezionisti che comprano appositamente le carte che valgono 3-4 euro. Le certificano, perché poi la cover, non so se tu prevedevi una domanda, ma ti rispondo prima che me la fai. La cover ha anche un valore protettivo. Questo è un aspetto importante, perché per il collezionista che ha un orizzonte temporale di 3-4 anni, chiuderla nella cover significa essere certo al 100% di proteggerla da umidità, dai raggi ultravioletti, perché non è plexiglass, è policarbonato. Con un additivo fatto apposito per filtrare UV e rendere quindi la carta protetta davvero al 100%. Quindi chi investe su un orizzonte temporale più lungo grada anche carte di un valore minore, chiaramente sperando o avendo i suoi modi di calcolare che fra 3 anni quella carta che oggi costa 5-10 euro varrà molto di più. E quindi l'averla protetta e averla magari presa e messa nuova, quindi con un voto sicuramente molto alto nella cover, gli garantirà un valore aggiunto ben più alto dell'investimento di 18 euro o 15, che è la media quando fai
questo lavoro con più di un, insomma, non con tre carte, ma con 10, 15, 20, come fanno, diciamo, mediamente i collezionisti. Ottimo, grazie infinite Luigi per aver anche spiegato a chi sta guardando il video il materiale reale che va a costituire la costruzione definitiva del case. E collegandomi a questa risposta perfetta che hai dato in ogni minimo particolare, volevo riprendere un vecchio discorso, ovvero hai parlato di 8 parametri che si vanno praticamente ad affrontare quando la carta arriva effettivamente nelle vostre mani, fino a quando non viene inserita per l'appunto all'interno del case e quindi automaticamente certificata. Quindi la domanda che voglio farti è: quali sono questi passaggi che si devono affrontare quando si va a gradare una carta? Allora, il passaggio, come ti accennavo prima, preliminare, diciamo, io non ti faccio il processo inteso come tutti i passaggi che noi effettivamente facciamo come logistica, check-in, controlli del pacco, tutta una serie di cose. Parliamo proprio di dare il voto, l'arte di dare il voto, o la scienza, meglio, la scienza di dare il voto. Dopo, allora, il primo passaggio è chiaramente l'autenticità, perché, come abbiamo detto, è la base di qualsiasi altro passaggio successivo. Una volta che viene accertata l'autenticità, il nostro perito appunto analizza uno alla volta questi 8 parametri. Gli 8 parametri sono lo stato di i due principali, chiaramente, che, come dire, hanno più peso mediamente sul voto, sono la superficie del fronte e la superficie del retro. Poi ci sono lo stato di qualità dei bordi lato fronte e bordi lato retro, gli angoli lato fronte e lato retro e la centratura lato fronte e lato retro. Quindi i parametri, diciamo, sono 4, però poiché c'è fronte e retro diventano 8. E il processo, appunto, è: per ogni parametro il nostro perito va a definire lo stato di quello specifico parametro, quindi solo gli angoli come si possono descrivere. Rispetto al disciplinare che noi abbiamo elaborato nel corso, appunto, dei 3 anni di progettazione, troverà un voto che descrive quello stato, perché appunto i 3 anni, tra l'altro, sono stati anche per migliorare quel disciplinare, arrivavano sotto nuove carte con stati non previsti e mano a mano sono stati, diciamo, creati tutti i casi possibili praticamente. E quindi lui assegna il singolo voto per tutti e 8 questi parametri e alla fine è il sistema che calcola il voto finale. Perfetto, quindi è tutto un susseguirsi di procedimenti, di procedure che alla fine portano la carta ad essere confezionata all'interno del case e rispedita direttamente al cliente. Poi comunque vi farò una domanda per quanto riguarda le tempistiche, ma facciamo una cosa alla volta. Quindi, riassumendo, quali sono i vantaggi di una carta gradata? Ma allora, i vantaggi principalmente potrebbero essere sempre in relazione al tuo obiettivo. Allora, il vantaggio per il collezionista appassionato, non, diciamo, non con obiettivi di mercato, è solo di conservazione nel lungo periodo. Infatti noi abbiamo anche, per esempio, un certificato di autenticità che costa meno e che serve solo a proteggere la carta e a sapere che è autentica, e così anche carte che appunto non hanno un grande valore, ma se hanno un valore affettivo, uno può certificarle. E questo è il vantaggio della protezione, chiaramente è il vantaggio più pratico e universale, direi, perché indipendentemente da se sei collezionista per passione o per vendere, fa comunque gioco, perché sei sicuro che la tua carta non si rovinerà, perché poi molto spesso è l'umido, la luce, saper conservare pacchettate di carte nello stato giusto, insomma, non tutti ci pensano o sanno farlo, e comunque in ogni caso la certificazione, la cover in questo è imbattibile. Poi chiaramente i veri vantaggi forti si hanno quando hai una logica anche di mercato, perché è chiaro che se tu individui le carte giuste e hai quindi un buon occhio, nel senso che sai già prevedere che non avrai un 3, ma avrai un 8, un 9 o addirittura un 10, allora è chiaro che il vantaggio, innanzitutto in termini di rapidità di vendita, perché rispetto alle carte non certificate il compratore è molto più tranquillo, sa che è autentica,
sa anche che in che stato è, per cui anche se tu la rivendi, anche se prendi un voto basso, mettiamo che tu hai una carta vecchia, che non è in buono stato, ma te la vuoi vendere, comunque se la certifichi la vendi prima. Chiaro che se vale poco non ti conviene perché ti costa più la certificazione di quanto la vendi, ma già carte di 60-70 euro, se tu le vuoi vendere velocemente o con certezza, anche se non hanno un voto molto alto, il fatto di avere la certificazione accelera molto i tempi di vendita. E ovviamente un ulteriore vantaggio è dato da quando tu hai voti alti su carte che hanno un buon mercato perché puoi aumentare il valore di vendita rispetto alla carta non certificata anche di tanto, cioè anche raddoppiarlo. Ci sono casi di carte rare, di una certa anzianità che con un voto alto sono state vendute a cifre triple, quadruple, ma anche di più rispetto alla carta RAW non certificata e quindi per cui l'acquirente si deve fidare del venditore, vede le foto, però le foto potrebbero essere state manipolate, insomma, c'è molti meccanismi che il potenziale acquirente si mette sulla difensiva con una certificazione, chi vuole vendere chiaramente si spiana, direi, un'autostrada per i suoi progetti di vendita, ecco. Quindi parlando proprio a questo punto di vendita, dato che comunque mi stavi dicendo che la maggior parte delle volte la gente che grada le carte lo fa per puro scopo di lucro, possiamo dirlo senza problemi e senza vergognarci, tanto è questo praticamente quello Poi che. ti posso fare anche una percentuale, scusa se ti interrompo, noi abbiamo all'incirca un 40% che lo fa per scopo personale, di passione, di lucro, ma non necessariamente matematico, ecco, non da mercante, e altri un 60%, quindi una buona maggioranza che sì, fa calcoli e gioca il suo gioco sul mercato del collezionismo. Possiamo metterci magari all'interno di questo 60% un 5%, quindi 55% e 5% di nuovi arrivati sul piano del collezionismo per quanto riguarda i giochi di carte collezionabili che magari vogliono rivendere ma non sanno effettivamente la velocità di rivendita di una carta gradata. Quindi, detto ciò, mi permetto di chiederti una piccola cosa riguardante per l'appunto la rivendita delle carte gradate. Come può influire una carta gradata sul prezzo di rivendita? Come già ci hai detto, effettivamente anche 4 o 5 volte sul prezzo reale di una carta, dato che comunque c'è la certificazione, c'è l'autenticazione e tutto il resto. Ma spieghiamolo nel dettaglio, il motivo per il quale vengono vendute a un prezzo molto più alto, a coloro che si stanno avvicinando in questo momento all'interno dell'universo immenso e sconfinato del collezionismo. Ma allora, diciamo, per andare un po' più a sviscerare questo tema, diciamo, il collezionista deve prima di tutto avere chiare le sue idee riguardo a due questioni. Un conto è il collezionista che ha una collezione che si è fatta nel tempo e che oggi si affaccia a voler vendere quella collezione traendone il massimo vantaggio. Un altro conto è chi ha deciso di comprare e vendere, comprare e vendere, comprare e vendere. E quindi riuscire a guadagnare un certo margine, un certo guadagno su questa attività di acquisto e rivendo. Allora, sono due meccanismi abbastanza diversi, perché il primo chiaramente non deve avere troppa fretta, deve studiarsi bene le sue carte in relazione al mercato e soprattutto al tempo, cioè quella carta nel tempo che andamento ha avuto. Per cui se una carta ha avuto un andamento poco, piatto, si è mossa poco, fai facile i calcoli. Se ha avuto un andamento più, come a volte capita, sono le carte più interessanti che possono avere dei picchi, è chiaro che lì l'impatto della gradazione è ancora più alto molto spesso. Però va studiato caso per caso, perché poi, ti ripeto, è difficile fare formule valide e applicabili in tutti i casi possibili. E quindi l'impatto della gradazione sul prezzo
di base dipende dal prezzo di partenza, ok? Quindi un collezionista nuovo che vuole vendere la sua collezione e non mettersi a fare acquisto o rivendita, a lui consiglierei: fai un Excel delle tue carte, per ogni carta per i primi 3 mesi non ne vendi nemmeno una, ti controlli l'andamento dopo 2 o 3 mesi, ogni mese vedi la variazione di quella carta e cerchi di capire se quelle sono carte stabili, storiche, rimangono lì e non si muovono, sono carte che si stanno muovendo. Per le carte stabili, se valgono più di, diciamo, vendute non certificate, più di 20-30, puoi iniziare a ragionare di certificarle a salire, vai abbastanza sicuro che le venderai o prima o comunque a un buon valore se sono in buona qualità. Se sono in medio scarsa qualità, le tieni e le userai dopo, vedrai cosa puoi farne quando ti sei liberato, hai venduto la parte più interessante della collezione. Mentre chi vende e compra di continuo ha meccanismi molto diversi sull'impatto della gradazione sul prezzo finale. Allora, questi sono ovviamente collezionisti molto esperti di solito, perché per comprare e vendere velocemente devi avere l'esperienza che ti aiuta a non buttare tutti i tuoi soldi e finire senza poter più comprare. Quindi là l'impatto è molto spesso basato proprio sulle oscillazioni che loro si aspettano e scommettono che certe carte diventeranno più ricercate, quindi anche se alla carta vale poco in una certa fase, quando loro la vanno a certificare, loro sanno che il costo della certificazione gli garantirà un aumento anche non grande, ma a loro non importa perché lavorano sulla quantità e la rapidità. Quindi, anche se una carta, diciamo così, la compri a 10 oggi, ci aggiungi proprio se l'hai pagata al massimo prezzo perché non hai fatto pacchetti di, diciamo, di grossa quantità, 18 euro, facciamo 30 euro tutto. Se la riesce a rivendere a 33, per lui va bene, perché quelle 3 euro in più lui non la fa su una singola o su 10, perché lui è un collezionista e lavora su centinaia di carte alla settimana. E allora, se sa di poterci guadagnare anche solo 3 euro grazie al voto o a un voto, diciamo, che gli permette questo ragionamento, lo fa comunque. Perfetto, quindi è praticamente a seconda della situazione, a seconda di chi sta cercando di investire, si propone ovviamente una condizione ad personam. Sì, diciamo una condizione che dipende dallo scopo. Ti ripeto, se sei che vuoi vendere una anche buona collezione senza fretta, ti muovi in una maniera. Se sei un collezionista che ormai è nel gioco del compravendi continuo, si muove comunque con logiche diverse, anche basate su margini molto più piccoli, di minore entità. Un collezionista che invece deve vendere la sua collezione di solito si muove su margini dove è abbastanza sicuro che spendere la cifra della certificazione gli farà avere comunque un guadagno abbastanza cospicuo, perché non ha molte carte da vendere. Allora, se si mette a fare le certificazioni, si mette a perderci il tempo, giustamente almeno spera di ottenere dei risultati che alla fine di tutto il gioco che ha fatto, insomma, gli lasciano un po' di E soddisfazione. quindi il gioco valga la candela alla fine dei conti. Comunque, dato che stavamo parlando di gioco vale la candela, magari mando la mia collezione, poi devo riaverla, devo aspettare i tempi tecnici, parliamo proprio di questi tempi tecnici. Quanto tempo è necessario per riavere la propria carta o le proprie carte, la propria collezione in generale, nel case di plexiglass? Chiedo scusa per l'ignoranza, ovviamente poli qualcosa, mi viene Policarbonato. policarbonato, perfetto, ti ringrazio. Una volta che ho spedito la mia collezione, quindi qual è il tempo tecnico da dover aspettare? Ma allora, guarda, io sono abbastanza felice che il nostro team è riuscito a mettere su il tempo migliore del mercato al momento, anche nell'offerta base, perché diciamo nel nostro settore non siamo gli unici, tutti, diciamo, anche i nostri competitor. Più sei disposto a pagare, più noi siamo veloci, nel senso che proprio per venire incontro a collezionisti che a volte giocano sulla rapidità, possiamo farlo anche in un giorno: consegna in giornata, li porti la mattina, li riai la sera. Quindi
Chiaramente questo lo fanno solo su carte di alto valore, una o due carte alla volta, perché sono carte che dall'oggi al domani loro le devono vendere, perché i collezionisti che hanno molto giro su questo a volte hanno proprio delle urgenze e lo usano. Mediamente abbiamo il prezzo base che riguarda 15-20 giorni di consegna, quindi sono 15-20 giorni lavorativi, per cui fai un mese nell'atto pratico della percezione comune, perché i giorni lavorativi sono 5 giorni a settimana. E, chiaramente noi abbiamo anche innovato anche su questo, perché abbiamo cercato, proprio per rispettare al massimo una sorta di patto, perché sui tempi c'è molta, c'è sempre stata molta tensione, desiderio il tempo per... Abbiamo organizzato addirittura un calendario, cioè quando fai l'ordine sul nostro sito ottieni una prenotazione e quasi sempre riusciamo a rispettarla. Chiaramente, per esempio, ammetto, nei periodi molto difficili come quello di Natale, che abbiamo un numero di ordini veramente molto alto, qualche ritardo può capitare ogni tanto, però sostanzialmente durante tutto l'anno rispettiamo sempre le consegne molto puntualmente, e la consegna base appunto è 15-20 giorni lavorativi. Poi dipende, perché noi abbiamo una rete di punti vendita e chiaramente dipende un po' anche dal punto vendita che ritmo di collaborazione ha con noi, e allora chi manda le carte direttamente a Grad e si organizza a fare l'ordine sul sito, noi garantiamo quei 15-20 giorni. Chi va da un negoziante dipende, può essere un po' più veloce, un po' meno, anche a seconda di quando il negoziante conta di fare la spedizione, e quindi è un po' più variabile il tempo quando consegni il negozio. Quindi non c'è una data, un lasso di tempo preciso nel quale dire ok, diciamo che vi orientate approssimativamente sulla mesata. Sì, nell'atto pratico è una mesata, però ti ripeto, dipende anche se vuoi pagare qualcosa in più, fai 10 giorni lavorativi, quindi 2 settimane, puoi fare 10 giorni, 5 giorni, 3 giorni o un giorno, dipende chiaramente da quanto sono preziose quelle carte, quanto tempo vuoi aspettare, facendo un discorso per il neofita, a cui io consiglio sempre di partire con calma, imparare e andare con calma, senza fretta. Il tempo base è un mese, che però, ti ripeto, è anche il tempo più breve sul mercato di oggi. Cioè, il nostro ente certificazione che al prezzo base ti offre il tempo più veloce di tutti gli altri. E ne vado abbastanza fiero. Perché... Prendendo per l'appunto sempre i neofiti, quindi coloro che si stanno affacciando in questo momento o che hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo del collezionismo, ti faccio un'ultima domanda, dopodiché ti svincolo. Dai 4 buone ragioni per gradare una carta. Per gradare una carta o per gradarla con Grad? Per gradarla con Grad. Meglio, per gradare una carta con Grad. Ok. Allora, la prima ragione è perché appunto noi diamo un voto oggettivo. Questa è la ragione principale per gradarla con noi e non con altri. Diamo un voto molto preciso, stabile, abbiamo la certezza che quel voto esprime un qualcosa di significativo, e questo è il primo motivo che io mi sento di proporre a un pubblico di neofiti. Il secondo motivo è proprio perché abbiamo noi di Gradun logisticamente e a livello di prezzi un vantaggio rispetto agli altri sul mercato, e ci siamo guadagnati ora finalmente, dopo molta molta tenace lotta, una sostanziale parità alla vendita, perché all'inizio ovviamente i grandi marchi venivano considerati molto più affidabili e quindi le carte vendute a un valore maggiore se certificate con i nostri competitor. Adesso non è più così, e anzi sta cominciando a girare l'idea e a essere più chiara la nostra mission, che dà un voto certo. Vuol dire che è più difficile avere un voto 10 con noi, quindi comprare un nostro 10 vuol dire comprare una carta che sicuramente vale tutto quel 10, quindi altri marchi, boh, non so. Questo è il secondo motivo.
Il terzo è più generale, perché proteggere le proprie carte, se sei un collezionista, appunto, che le vuoi rivendere o che le vuoi solo conservare negli anni e con sicurezza di non trovarle sciupate per motivi vari, e questo potrebbe essere sicuramente il terzo motivo perché proteggerle. E invece, se sei anche un aspirante collezionista professionista, o comunque vuoi ricavare un guadagno, un'ottica più di guadagno fatto a modo, ti consiglio di gradare le carte giuste, perché le rivendi molto molto meglio se sai individuare le carte giuste. O comunque, se anche non sei proprio un asso individuare le carte giuste, mediamente, se non vai a esagerare proprio con carte fuori mercato, mediamente, se la carta di base vale un 20-30 euro in su, comunque il valore della certificazione di solito lo recuperi comunque, se non di molto, almeno non lo perdi. Ecco. Luigi, grazie mille per la tua disponibilità e per aver risposto in modo così conciso e chiaro ad ogni quesito che ti ho posto in questa intervista. Grazie a voi dell'onore che ci avete fatto, del vostro interesse. Speriamo di poter avere occasione di fare altre interviste, andare più in profondità e vedremo. Grazie infinite ancora a voi. Come sempre, vi lascerò tutti i riferimenti del caso in descrizione, così se vorrete affidare le vostre carte rare ad una casa di grading, Luigi e i suoi colleghi di grad sapranno di certo soddisfare ogni vostra singola richiesta. Luigi, grazie infinite ancora per essere stato in nostra compagnia, è stato davvero un immenso piacere poter scambiare quattro chiacchiere con te. Anche per me, e arrivederci. Mentre con voi, signori, ci vediamo in un prossimo appuntamento de Il Salotto sul Crogiolo. Prima di salutarci, però, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di lasciare un like e di commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video.